il Piemonte ha una legge contro ludopatia e gioco d'azzardo. Il provvedimento approvato all'unanimità dall'Assemblea prevede tra l'altro un piano triennale integrato. Vietata la collocazione di slot machine vicino a scuole, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali e oratori. I comuni potranno disporre limiti temporali all'apertura degli esercizi. L'assessore alla sanità ha svolto una comunicazione in consiglio sugli investimenti in edilizia sanitaria e ha fornito il quadro dei progetti in corso. Tra questi la Città della Salute di Novara, il Parco della Salute di Torino, il nuovo ospedale nell'ASL Torino 5 e quello unico nel Verbano Cusio Ossola. Confermati gli impegni su Verduno e Valle Belbo. Il presidente del Consiglio regionale ha ricevuto a Palazzo Lascaris il patriarca siro-cattolico Ignaz Yusif III Yunan, che ha richiamato l'attenzione sul genocidio dei cristiani in Siria, augurandosi un impegno più energico dell'Europa e della comunità internazionale contro il terrorismo islamico. Si è aperto con un concerto sotto il porticato del Museo Diffuso della Resistenza il Jazz della Liberazione per il 25 aprile a Torino. Dopo la tradizionale fiaccolata, lo spettacolo è proseguito in Piazza Castello, dove già nel pomeriggio si è esibita la Mina Freak Orchestra con il quartetto vocale Farawalla. Navigare lungo il Po alla scoperta di libri e autori piemontesi. Riparte su iniziativa della Biblioteca della Regione il Battello dei Libri, con la presentazione di volumi di editori piemontesi. Appuntamento il 2, 3, 4, 5, 9 e 10 maggio alle 15.30 e alle 16.10 al Monumento Garibaldi di Corso Cairoli. La cultura del libro nell'arte della moda e del costume è il titolo della mostra allestita nei locali dell'ufficio Relazioni con il Pubblico di Via Arsenale a Torino fino al 18 maggio. Una trentina le opere esposte e realizzate con materiali di recupero dagli studenti del liceo Passoni di Torino. 30 studenti di 6 istituti superiori piemontesi partecipano fino al 2 maggio al viaggio studio in Bosnia e Erzegovina promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione con l'ufficio scolastico regionale. Il viaggio è riservato ai vincitori del progetto di storia contemporanea.